No, Fata. Mio padre ha ragione, io ho fatto un grosso errore, non ho pensato a nessuno, sono stata un egoista. Mentre i miei genitori erano preoccupati, io che cosa facevo? Ero in giro per il mondo a divertirmi, questa è una storia da dimenticare. E devo dimenticarla. Dai, Olivia, non abbatterti in questo modo adesso. Tu per me sei così bella. Io non lo so più che cosa sono, Faccio. Io non so che cosa succederà. Che cosa faccio? Bene, puoi contare su di me per qualunque cosa, lo sai. Sì, questo lo so. Sei molto gentile con me. Olivia. Dimmi. Io non ce la faccio più, non so come gestire tutto questo, ecco, ho un dolore qui. Credimi, ho il cuore a pezzi. Olivia, io ti amo. Io lo so che non dovrei perché sono amico di Franco e c'è stata una storia fra voi e che faccio male. Però ti amo, capisci? Io ti amo. Scusami. Cerca qualcosa o desidera vendere? No, non cercavo niente, no. Ecco, mi chiedevo di quel ciondolo che è molto carino. È molto costoso? E se torno indietro? No. Devo dimenticare il passato. Roberta è più importante e devo farlo per lei. Flor! Lorenzo! Che ci fai qui? Giuro, questo mi piace perché è così simpatico. Mi piace anche perché non sarà più giovane dell'età che dice, no? A me cosa importa se più giovane? Non me ne importa niente, meglio così. Ma che cosa stai facendo? Invece di occuparti di me, che sono tua figlia e dei miei virus, ti metti a cercare uomini in chat. Come ti salta in mente? Non capisci che Massimo non mi guarderà più, mi verranno 50 buboni sulla faccia. No, non mi occupo di te, ma se non faccio altro che toglierti le mani dalla faccia, io ti dico che ti sposerai comunque, anche se dovessi avere il cratere di Halley sulla faccia. È una cometa, mammina. È lo stesso. Permesso? Parla del diavolo e spuntano le corna. Entra, carissimo, vieni, tesoro. Non dite niente, ho capito tutto, me ne vado. Vi lascio soli così avrete più intimità. Se ti gratti ancora la faccia ti taglio le dita. Prego, amore mio, vieni. Grazie. Massimo, amore mio, ho molta paura. Sento che mi usciranno 170 milioni di pustoli. Allora tu non mi vorrai più, mi lascerai e non vorrai sposarti con me. Sì, proprio di questo volevo parlare con te. Di che cosa, amore? No, non mi spaventare, di che si tratta? Qualcosa di brutto? Sì, è successo che ultimamente non riesco a concentrarmi. Ho sempre la mente molto confusa, sai? Sì, mamma, amore mio, questi momenti succedono a tutti. E poi hai moltissimi impegni, il viaggio nel Cricoragan, hai tante cose in testa, ma ti devi rilassare, non devi pensarci troppo, amore mio. Delfina, dobbiamo fare quello che è giusto. Quello che è giusto? Sì. Certo, ma cos'è che è giusto? Perché a volte uno pensa, sceglierò la strada giusta, ma si sbaglia nella scelta, allora uno vorrei può... che ci sposassimo. Cosa? Vorrei che ci sposassimo. Sì, amore mio, anch'io voglio sposarmi con te, vita mia, sì, però la mia faccia diventerà una maschera. Bene, per questo vorrei che facessimo quello che avremmo dovuto fare già da molto tempo. Sposarci il più presto possibile. Delfina, nonostante le malattie, nonostante le difficoltà, io vorrei dividere il resto della mia vita con te. Vorrei andare via da questa casa prima possibile. E vorrei che ci sposassimo domani stesso. Cosa ne dici? Sì o no? Oggi.